Torniamo alla classe cerchio e svegliamo il codice. La classe cerchio è una classe public, ha una sezione privata contenente le variabili di istanza. L'unica variabile di istanza presente è la variabile raggio, che è di tipo double. Abbiamo poi una sezione pubblica che contiene i costruttori. I costruttori sono public cerchio senza parametri, che assegna alla variabile di istanza raggio il valore 0. Il costruttore public cerchio con parametro double R, che assegna alla variabile di istanza raggio il parametro R. E poi una sezione pubblica contenente i metodi, il solo metodo in realtà, calcola CRF, che è un public double senza parametri e il cui corpo contiene un'unica istruzione return, il valore dell'espressione 2 per mat.p, cioè la costante pi greco, per il raggio. Osservate che il codice della classe cerchio contiene degli speciali commenti che sono i commenti di documentazione. Sono evidenziati in azzurro, color azzurro, e come avevo detto in precedenza, iniziano con slash, asterisco, asterisco e terminano con asterisco, slash. Questi commenti che vedremo nel dettaglio tra breve sono proprio quelli che consentono di creare in automatico la documentazione della classe mediante il tool JavaDoc. Il metodo main è il metodo da cui ha inizio ogni esecuzione da parte della Java Virtual Machine. Non è possibile mandare in esecuzione classi che sono prive del metodo main. Comunque, una classe non deve necessariamente contenere un metodo main. Quando una classe non ha il metodo main, come per esempio la classe cerchio, rappresenta a tutti gli effetti un tipo di dato, con la sua struttura interna e le sue operazioni. Invece, una classe che contiene solo il metodo main non definisce un tipo di dato, ma manipola oggetti di altre classi. In ogni caso, il metodo main può essere inserito anche in una classe che definisce un tipo di dato per esempio, effettuarne il test. Possiamo appunto vedere la classe cerchio con l'aggiunta del metodo main che viene utilizzato semplicemente per verificare la correttezza del codice della classe, il corretto funzionamento dei metodi. È bene osservare che il metodo main che è definito nella classe usa cerchio o in qualunque altra classe che usa cerchio, la classe cerchio, prevale sempre sul metodo main definito all'interno della classe cerchio stessa. Qui vedete la documentazione della classe cerchio leggermente modificata perché sono stati aggiunti i metodi get e set, metodo getRaggio che restituisce il valore del raggio e il metodo setRaggio che modifica il valore del raggio assegnando adesso il valore del parametro R. Per produrre la documentazione di una classe vi ho già detto che usiamo dei commenti di documentazione e che vengono poi estratti eseguendo l'utility JavaDoc. I file prodotti sono in output sono dei file HTML e quindi è possibile visualizzarli con qualsiasi browser web. I commenti di documentazione vengono inseriti sopra la funzione che descrivono. Essi possono contenere del testo semplice, del codice HTML
ad esclusione dei titoli HN e dei righelli HR e degli speciali tag DOC, cioè comandi che iniziano con at e che sono posti all'inizio di una linea. I commenti alle classi devono essere inseriti dopo ogni dichiarazione import, appena prima della definizione della classe. Nel commento ad una classe possiamo inserire i seguenti tag doc: chiocciola author, seguito dalla descrizione dell'autore, oppure chiocciola version, seguito dalla descrizione della versione. Naturalmente si possono utilizzare entrambi i tag doc. Il primo genera una voce autore, il secondo genera una voce versione. Si possono avere più tag chiocciola author consecutivi, uno per ogni autore. In questa slide vediamo un esempio di commento alla classe frazione. È stato specificato il nome dell'autore, chiocciola author Rossi Mario, il numero della versione, chiocciola version 1.1, e poi una descrizione della classe. Questa classe fornisce metodi per eseguire calcoli con le frazioni. I commenti ai campi devono essere inseriti prima della dichiarazione e non devono essere utilizzati particolari tag doc. È sufficiente inserire la descrizione del campo tra i delimitatori slash asterisco asterisco e asterisco slash. Vorrei osservare che non ha senso andare a inserire un commento di documentazione per un campo che è private, poiché esso non fa parte dell'interfaccia pubblica della classe. Per commentare i metodi si possono utilizzare i seguenti tag: chiocciola param, chiocciola return, chiocciola throws. I commenti ai metodi devono trovarsi appena prima del metodo che descrivono. Vediamo nel dettaglio questi tre tag doc: chiocciola param è seguito dal nome del parametro e poi dalla sua descrizione, e genera una voce nella sezione parametri del metodo. La descrizione può estendersi su più righe e tutti i tag chiocciola param per un metodo devono essere insieme. Chiocciola return è seguito dalla descrizione e consente di aggiungere una sezione return al metodo con la descrizione del valore restituito. La descrizione si può estendere su più righe. Chiocciola throws, seguito dal nome della classe e da una descrizione, aggiunge una nota che indica che il metodo può generare un'eccezione. Classe è la classe alla quale appartiene l'eccezione che viene lanciata. Vediamo un esempio di commenti ai metodi. Consideriamo il costruttore public frazione con parametri double numeratore num e double den, che sta per denominatore. Commento dice che questo metodo descrive il metodo dicendo che crea una frazione con numeratore e denominatore specificati, genera una sezione parametri contenente il nome e la descrizione dei parametri num e den. Un altro esempio va a descrivere il metodo dividi frazioni, che ha come parametri la frazione fraz 1 e la frazione fraz 2 e lancia un'eccezione di tipo arithmetic exception. Il commento specifica che questo metodo calcola il quoziente della divisione tra due frazioni, definisce una sezione parametri contenente i parametri fraz 1 e fraz 2 con relativa descrizione,
Una sezione return nella quale viene specificato il valore restituito dal metodo e una sezione throws dove viene indicato il tipo di eccezione lanciata dal metodo e quali sono le cause che la determinano. Nella penultima slide trovate una serie di indicazioni che vi consentono di estrarre i commenti di documentazione con JavaDoc. Occorre specificare la directory di destinazione e poi il nome del package o dei package che volete estrarre, per i quali volete estrarre la documentazione, oppure direttamente il nome di una classe. JavaDoc crea nella directory di destinazione diversi file HTML e per accedere alla pagina principale occorre aprire il file index.html. Se lavorate in ambiente Eclipse, l'estrazione dei commenti di documentazione avviene con un semplice click utilizzando una voce di menu.